Caro governo, il quartiere non scorderà mai il 22 gennaio 2023. Torretta ha segnato quella data in rosso, con il rosso del sangue versato da un suo figlio, da un fratello di tutti i figli della periferia. Non esistono buoni o cattivi, sono le azioni compiute dalle persone che identificano i buoni e i cattivi. Non ci sono divise o precedenti penali che tengano. Voi non siete tutti buoni e nemmeno tutti cattivi. Voi tutti però avete un compito ben preciso, quello di tutelare, e avete fallito, come spesso falliamo noi. Quindi, caro governo, guardati dentro ed elimina le scorie, e noi faremo altrettanto, ringraziando di aver visto solo versare sangue, e non lacrime.